Ed eccoci qua, un saluto a tutti voi, benvenuti su un nuovo video di Quadricottero News, siamo con Mavic Air 2, abbiamo visto come fai video, in particolare a 4K a 60 fps e adesso vediamo come si comporta in volo. I beep sono naturalmente i sensori evitamento ostacoli, ho anche attivato l'APAS 3.0 che è quella funzione che aggira gli ostacoli. Facciamo un po' di manovre, adesso sono in modalità normale che raggiunge i 12 metri al secondo. Mi pare che quando c'è l'APAS attivo la velocità diminuisca leggermente, ma dovrebbe rimanere comunque intorno a questo valore. Come notate, comportamento assolutamente ottimo. Proviamo la modalità tripod, che è la modalità pensata per fare riprese. Infatti la velocità si riduce a 5 metri al secondo, che sono 18 km all'ora. 18 km all'ora sono comunque una velocità discreta per fare riprese. Ok, divertiamoci un po', facciamo scattare la modalità sport che raggiunge i 68,4 km all'ora. Attenzione perché a questa velocità i sensori evitamento ostacoli praticamente non funzionano. Come vedete, molto reattivo in sport. Ma è anche molto stabile, frenate giuste, perfetto, comportamento perfetto. C'è una leggera oscillazione quando in verticale scende, ma è normale. Manovre molto precise, risponde molto bene ai comandi. Ricordo che il radiocomando non ha la possibilità di variare l'esponenziale sugli stick, si possono soltanto selezionare le modalità, cioè mod 1, mod 2, mod 3, oppure customizzare la funzione degli stick. Molto divertente, bisogna fare attenzione, come dicevo, perché è un attimo andare a sbattere contro qualche albero. Torniamo in modalità normale e cambiamo la frequenza, la banda di frequenza. Voglio provare manualmente la 5,8 GHz, perché è quella che ha meno potenza, ha soltanto 25 mW in modalità CE, e quindi è per questo che molti lamentano magari problemi di range, perché automaticamente magari il Mavic Air 2 si setta a 5,8 e quindi ha meno range del solito. Il massimo range si ha nella 2,4 perché ha 100 mW in CE mod. Vediamo come si comporta a 5,8, 25 mW. A me sembra bene. Il segnale di ritorno è molto fluido, merito di OcuSync che ha una latenza, questa versione di 120-130 millisecondi, nella migliore delle ipotesi ovviamente. Il segnale è ancora al massimo, siamo così a 300 metri. Questo ancora vola a vista teoricamente perché io comunque riesco a vedere il puntino in lontananza, anche se è veramente un puntino. Ecco, magari quando si inizia ad arrivare a 500 metri si perde un po'. Comunque adesso c'è la nebbia e purtroppo mi tocca tornare indietro perché sta arrivando la nebbia. Non ho idea di cosa sia il simbolo rosso che lampeggia, forse lo smartphone che non ha la SIM oppure non ho la bussola attivata. Comunque proviamo i quick shot, ne abbiamo diversi di quick shot. Abbiamo il drone, ascesa, cerchio, boomerang e spirale. Proviamo un drone, 25 metri. Un'operazione semplicissima che ormai conoscono tutti, basta selezionare e cliccare sul soggetto che si vuole e si mantenga inquadrato. Satelliti agganciati in questo momento sono 15, prima erano 17, questo riceve soltanto GLONASS e GPS, non Galileo e nemmeno Beidou cinese. Allora, boomerang, asteroide sono le altre modalità quick shot presenti, oltre al cerchio, l'ascesa e al droni. Adesso seleziono i 30 fps perché voglio provare le modalità Focus Track, che inglobano anche Active Track, e l'APAS 3.0. Funzionano soltanto a massimo 30 fps in tutte le risoluzioni. Per attivarle, appunto, è sufficiente fare un rettangolino, il solito rettangolino sul soggetto da seguire, e ci sono tre modalità di funzionamento. C'è appunto Active Track, Spotlight,
Questo è Spotlight, cioè questo spiega come funziona. E poi c'è il poi, cioè il drone gira intorno al soggetto. Io adesso seleziono Active Track perché voglio provare a verificare la funzionalità APAS 3.0, se effettivamente riesce a schivare e a girare gli ostacoli, come ad esempio i rami degli alberi, che sono tra quelli più insidiosi. Proviamo. Ecco, adesso girerò intorno a questo alberello e vediamo cosa accade. Come vedete, ci sono dei rametti. Ecco, li ha rilevati però e li ha schivati, quindi è andato tutto bene. Perfetto, ha funzionato perfettamente. Adesso proviamo con il Re Mavic 2 Pro, sua maestà Mavic 2 Pro. Come potete notare, il comportamento di volo è molto simile a quello del Mavic Air 2. Anzi, il Mavic 2 Pro sembra un po' più pesantino e quindi un po' più, non dico impacciato, però un po' più pachidermico, per inventare un neologismo. E queste sono le riprese, purtroppo c'è nebbia, sempre Mavic 2 Pro, tra l'altro con HDR attivo, 4K 30 fps, è giusto così, volevo fare un confronto, ma la nebbia me l'ha impedito. E qua siamo appunto in Active Track, adesso attivo l'Active Track con Mavic 2 Pro. E voglio fare la stessa cosa che ho fatto prima, cioè girare intorno a quell'alberello e vedere cosa succede. Quindi attivo. Perfetto, adesso è attivato. E mi dirigo verso l'albero. Vediamo cosa accade. Ecco, ha preso in pieno i rami. Probabilmente non si è sentito lo shock, però l'ha fatto, eccolo lì. E quindi questo dimostra che l'APAS 3.0 effettivamente è più efficiente dell'APAS 2.0 che ha il Mavic 2 Pro, perché ci è andato a sbattere. Comunque in linea generale funziona anche quello del Mavic 2, però è un po' più titubante. E invece ho notato che il Mavic Air 2 ha un vero, cioè ha un vero aggiramento ostacoli molto simile allo Skydio 2 e non so come faccia, però è incredibile. Anche se non ha i sensori laterali, Mavic Air 2 su questa funzionalità batte il Mavic 2 Pro. Conclusione di questa mia prima prova, per quello che ho provato, purtroppo il tempo e il fatto che ho soltanto una batteria in questo esemplare che ricordo mi è stato concesso in recensione da DJIStore.it, che ringrazio, e dicevo, le funzionalità che ho provato hanno avuto risultati egregi, comportamento di volo ottimo, come se non meglio del Mavic Pro 2, semplicemente perché questo drone, secondo me, ha le dimensioni giuste per una categoria di questo tipo, cioè mi sembra un buon compromesso tra prestazioni, peso, ottimo. Come ho detto prima in un altro video, potrebbe essere un Mavic 1 Pro Advanced. Oggi questo drone mi ha convinto molto, prima ero un po' scettico, adesso che l'ho provato in volo e nelle sue funzionalità mi sta convincendo. Ha comunque dei punti oscuri, come ad esempio l'app DJI Fly, che è molto semplificata rispetto a DJI Go 4. Però bisogna anche considerare che questo drone si rivolge a un target non professionale come coloro che potrebbero ambire ad un Mavic 2 Pro, che potrebbero essere dei fotografi. Questo è più, diciamo, una specie di entry level professionale, una cosa del genere, perché comunque ha caratteristiche di rilievo, come il 4K a 60 fps mi è piaciuto, l'APAS 3.0 superiore al Mavic 2, tra l'altro anche il 4K a 60 fps il Mavic 2 non lo ha. Il radiocomando è un po' ingombrante in effetti, però l'ho trovato abbastanza ergonomico, tutto sommato. Lo smartphone sulla parte superiore alla fine è anche comodo, il bilanciamento è tutto bilanciato, sembra una specie di smart controller senza display. Quindi tutto sommato, dopo che ci si fa l'abitudine, va bene anche questo radiocomando.
esteticamente e la qualità costruttiva l'ho trovata ottima negli standard DJI e direi che per adesso tutto bene. Continuerò le mie prove nei prossimi giorni. Continuate a seguire il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Per quanto riguarda il regolamento, questo drone va condotto in operazioni non critiche anche a scopo ricreativo fino a quando non arriverà il regolamento europeo. Quando arriverà il regolamento europeo potrà essere condotto in classe A3 oppure in classe A2 con relativo patentino che permetterà di volare anche in zone urbane però mantenendo 50 metri dalle persone. Tutto ciò fino al 2022, poi andrà in classe A3. Questo è quanto dice la legge attuale e anche il regolamento europeo attuale. Ne ho già parlato parecchie volte nei commenti. Questo è lo stato di fatto attuale. Se poi la DJI riuscirà a trovare il modo di fargli avere un marchio C1 retrattivo, tanto meglio. Per ora la situazione è questa. Bene, grazie a tutti per l'attenzione come sempre e ci vediamo al prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti e buona continuazione, buoni voli se state volando con i droni.